veniamo dalla pista, noi veniamo dalle discoteche, dalle stagioni Ibiza, dal party in generale, dall'after hour. Quindi noi ci rendiamo conto di quello che provano, le sensazioni che queste persone provano. E magari ci rendiamo anche conto che alcune di esse possono essersi stufate, sempre del solito sound. E infatti è per questo che stanno apprezzando la nostra musica, anche se è magari più melodica, più stilosa, come è definita. Comunque, il fatto è che noi sappiamo quando far entrare la cassa. Le voci sono particolari, certo. Quindi non sono voci naturali e quindi vanno a toccare delle frequenze che sono forse a volte più stimolanti. Siamo sempre partiti dalla voce e ci abbiamo costruito attorno una situazione nostra. Una voce che spesso deriva da altri campi, come quella di Umeidu, dal campo indie rock, riportata nella techno, nell'house, e quella invece di remix di Disco Gnome. E questa voce, per esempio, è un campione di un pezzo hip hop riportato a una traccia disco. Quindi stiamo sperimentando un sacco e legando generi diversi. E comunque ci divertiamo molto più a suonare all'estero, perché ci sentiamo come ad esempio al Watergate, che è uno dei nostri locali preferiti, dove Berlino. Comunque possiamo, di Berlino certo, dove possiamo esibirci liberamente e fare un sound anche molto, molto particolare e tenerlo anche per molto più tempo. Abbiamo molto più tempo per esibirci, anche questo è un punto di forza dei locali esteri, dove danno molte più ore a disposizione di un artista. E quindi chiaramente in 4 ore o in 5 ore hai più tempo per fare un viaggio particolare, per arrivare in determinati punti e per toccare determinati stili di musica. I locali funzionano diversamente, i locali funzionano come dei concerti. La gente va lì per l'artista, va lì a sentire chi suona e in base all'artista trovi gente completamente diversa. Dovremmo cercare di portare fuori il nostro sound, cercando di migliorarlo sempre per arrivare a un livello un po' più alto che ci permetta comunque di lavorare come produttori e continuare a lavorare come produttori in futuro e non solo di questo genere di musica.